Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Oggi, recuperando questo spezzone di cornice che avevo fatto molto tempo fa in Tanganyika, se vi fosse perso il video di come realizzo questo tipo di cornici, vedete? Queste sono quelle giuntate, vi lascio il video qui in alto. Ho tirato fuori anche degli spezzi di vetro che andrò a tagliare per farvi vedere come realizzare delle cornici simpatiche totalmente trasparenti davanti e di dietro per valorizzare al massimo questi spettacolari lavori al tombolo. Mettiamoci all'opera. Inizio con la realizzazione della cornice in modo da poter regolare per bene i tagli del vetro. Mi occorrerà una cornice circa 19x20 interno. Taglio, incollo, levico e rifinisco la cornice come già mi avete visto fare tantissime volte. Come prima cosa installo il gancetto per appendere la cornice in modo da non dover martellare sul manufatto con il vetro installato. Centro la farfalla sul vetro, dopodiché la fermo con della carta gommata. Utilizzo del silicone trasparente per poter fermare i bordi della farfalla sul vetro posteriore. La farfalla si dovrà trovare tra i due vetri con la faccia a vista rivolta verso la cornice.
Una volta fissato il primo vetro con il silicone, applico dei distanziali da 2-3 mm per fare in modo che il secondo vetro sia tutto alla stessa distanza dal primo. Applico il secondo vetro con del silicone sui distanziali e poi sigillo il tutto in modo da non far entrare la polvere tra i due vetri. Mi aiuto con una spatolina per pressare leggermente il silicone all'interno dell'intercavetine tra la cornice e il vetro e per lisciare il tutto. Ed eccoci amici, anche per questo sabato il progetto è concluso. Avete visto con due scarti di vetro e un pezzettino di cornice di recupero come sono riuscito a valorizzare questa bellissima farfalla fatta al tombolo? Ve la faccio rivedere. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per consentirmi di potervi portare altre idee come queste e per rimanere aggiornati con i prossimi contenuti. Ricordatevi sempre degli giveaway della troncatrice a 1000 iscritti e vi anticipo che sono in arrivo anche altri premi. Per questo sabato è tutto, ci vediamo sabato prossimo, ciao!